sull'occhio. Attenzione, attenzione all'occhio. Madonna mia, toglietemi sta cosa, veloce. Attenzione all'occhio, attenzione, l'avevo madonna detto mia, io. Madonna mia, madonna mia. Attenzione all'occhio, attenzione. Ma non ci vedo più. Attenzione all'occhio. No, papi, papi. Non ci vedo Aspetta, più. Aspetta, dove vai? Ma non ci vedo più, mi sta bruciando gli occhi. Ecco, 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 lo sapevo, io lo sapevo, tutti se ne sono andati via, è arrivata l'ora di cena e io, Papa Salvo, sono rimasto da solo qui, da solo a cucinare, anche per questa sera devo cucinare io, ma non è giusto, ragazzi, non è giusto, da voi. Chi cucina a casa? La mamma, il papà oppure voi? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere perché qui per me è finita. Comunque, ragazzi, due cose molto importanti. La prima, stiamo per fare dei progetti bellissimi della Cavalry Family. E uno di questi, ve lo dico, sì, appunto, la canzone della Cavalry Family. Che vi diciamo anche un'altra cosa, ragazzi, seguite tutti i nostri video e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi subito perché a breve vi comunicheremo la data d'uscita del nostro video TikTok, YouTube, Instagram della nostra canzone Cavalry Family! Evviva! Ma chi è toccato? Ho toccato qualcuno, ragazzi. Vieni qua, ma cosa fai? Mi sbirci, vieni qua, cosa fa il cane? Cosa fai? Cosa fai? Guardate chi c'è qui, chi sei? Aurora Cavalry, nata nel 2014. Ma dove sei nata tu, scusami? A Catania. A Catania? Fammi vedere che occhi hai tu, fammi vedere. Occhi verdi, 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 verdi. Certo che non lo so a chi assomigli, se a me o alla mamma. A te. Sei sicura? Vediamo. Ragazzi, secondo voi, Aurora, a chi assomiglia? A Papà Salvo o a mamma Claudia? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere. Ragazzi, non è giusto. Papi, devo andare a chiamare tutti. Che ma c'è? Oggi che video facciamo? Amore, oggi dobbiamo sicuramente fare un video bellissimo perché dobbiamo dire dei nostri progetti, parlare della musica, della canzone, dei video che faremo e quindi ragazzi vi spoilereremo tutte le robe del mondo, capito? Adesso no. Devo no, non facciamo questo video. Come non facciamo questo video? No, oggi facciamo il video della skincare. La skincare. Ma che stai dicendo? Io queste cose le odio, queste cose di donne. Queste sono cose di donne. Anzi, il mio uomo dov'è? Dov'è il mio ometto? Non lo trovo da nessuna parte. Dov'è? Papi, stiamo cambiando un pannolino, non entrare. Come pannolino? Qui ci vuole un po' di privacy. Privacy? Ma stai cambiando il pannolino a Baby Andrea? È quasi pronto, aspetta un attimino perché adesso io devo fare un po' di cose con le bambine. Quindi vi lascio tra uomini, capito? Mamma, scusami. Io so che tu stai per organizzare una skincare. Sì, papi, skincare, la nostra beauty routine. Come la vuoi chiamare? Chiamala. Ma sono cose che fanno. Lo posso dire? Questa parolaccia, la posso dire? Fanno. Capito? Fanno vomitare. Fanno vomitare. La nostra pelle sarà profumata, sarà più elastica. Le rughe saranno proprio tenui, io ringiovanirò, vedrai, sarò splendida, profumata, tutta luccicante, io non vedo l'ora. Tu non vedi l'ora, e io invece sono di là con Baby Andrea a cucinare, sempre io e Baby Andrea, sì, proprio tu, piccoletto, mi dovrai aiutare a cucinare, è inutile che arrivi con questa bocchina, hai capito? Perché tu adesso cucinerai insieme a me. Mamma, ma scusami, ma questo è un pannolino o una mutanda? Papi, ce l'ho quasi fatta a infilarlo, è un pannolino a mutanda.
ce l'ho fatta. Ecco, ecco, ora vediamo, lo vestiamo. Pronti, partenza via. È pronto. Ciao, baby Andrea. Ma cosa fai? Ti manchi di tiro? Te lo metto qui nel nasino. Tieni, ha salutato tutti, mamma. Papi, ascolta, finisci di vestirlo tu. Dai, io c'ho da fare. Su, forza. E butta anche il pannolino sporco, grazie. Ma aspetta, mamma, ma io oggi volevo fare un video bellissimo, cioè di far esplorare a tutti i nostri, alla nostra community, a tutti i nostri follower, i nostri progetti, la musica, ci il video, tempo, la canzone, dai, per il piacere. Merchandising. Va bene, www.valerifamily.it. Ciao. Come noi abbiamo da fare cose da donna, per piacere. Aspetta, mamma, come si fa a cambiare questo bebè? Come si fa a cambiarlo? Dai, mettiti su. Così? Toh, quello. No, papi, su, per piacere, no, guarda. Vabbè, ma scusa, ma io posso toccare questa schifezza qua? Butti, senti, bimbe, ho bisogno di voi. Auri, che cos'hai in mano, scusami? Che cosa sono, scusa? Maschere per il viso, wow! Andiamo. Direi che oggi la nostra beauty routine è salva. Ma dove state andando? No, in bagno, ci dobbiamo mettere comodi. Qua in cameretta, per piacere, brava, la tua postazione è quella. Prendi il tuo sgabellino, per piacere, che ora io vi aiuterò a fare questa fantastica beauty routine. Anzi, voi avete mai fatto una beauty routine? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere. E soprattutto fateci sapere che cosa utilizzate. Se utilizzate la crema, se utilizzate una maschera e i passaggi. Perché in realtà non so se li conosciamo molto bene noi i passaggi della beauty routine. Però ci proviamo. Cosa fondamentale è? Ma perché tutta bagnata? È perché secondo me qualcuno l'ha aperta. Aurora l'ha aperta. Ecco, guardate, qua è aperto un pochettino, si sta uscendo il liquido, però non è un problema. Allora, qui abbiamo delle maschere idratanti, già lo dice qua. Quindi maschera numero uno. Oh, queste e qui che belle. Cosa abbiamo? Cosa sono, Auri, questi? Quelle dove si mettono sotto gli occhi. Ah, ok, quindi questi si mettono sotto gli occhi, quindi sono, è una coppia, uno sì, per occhio, già giusto? Vedo. Ce li hai anche tu, Emi. Vediamo, eccoli qua. Questi si posizionano per le borse. Emi, fai vedere, bianchi. Scusami, hai le borse sotto gli occhi, non me ne racconto. Sei un po' rossa, ma borse non ne abbiamo. Vediamo la tua maschera invece. Wow, ringiovanimento. Emi, vuoi ringiovanire ancora di più? Scusami, Mamma, quale dobbiamo mettere prima? Allora, questa è una bella domanda. Si mette prima e poi lo quello per gli occhi o questo? Ma non lo so. Ragazzi, allora, giusto per capire, forse dovremmo posizionare prima quello per le borse sotto gli occhi, probabilmente. Intanto bisognerebbe verificare se la pelle è perfettamente pulita, perché non possiamo applicare una maschera o un qualcosa con la pelle sporca, giusto? Scrivetecelo nei commenti se stiamo sbagliando qualcosa, ve ne prego. Vediamo subito il viso di Aurora. Auri, sei sporca, vediamo. C'è un po' di cioccolato qua, un pezzo di vino, abbiamo tre briciole da questa parte, sei pronta. Noemi, ma allora Emi, il tuo problema oggi invece sarà questa pelle un po' arrossata dal cloro. Speriamo che non ti bruci la maschera, noi ci proviamo. Allora, io direi di aprire subito questi qua che si posizionano sotto gli occhi, questi dischetti. Vai, apritelo e vediamo un po' che cosa c'è all'interno. Ma è bagnato? È umido? Sì. Sei riuscito ad aprirlo? Vediamo un po'. Oh, tu non vedevi l'ora di farlo, vero? Sì. Vai. E tu, Auri? Già li hai aperti. Ma cos'è? Ma sono due dischetti da mettere sotto gli occhi. No, guarda quanti sono. Ma sono più di due. No, aspetta un attimino. E dentro ce ne sono altri. Sono fatti così. Oh mamma, ma quanti sono? Ma secondo me... Ma perché si mettono da tutto il viso? È fatto così. No, Auri, questo si mette sotto no, gli occhi. No, sono tanti. Sono tanti. Sono mamma, tanti? Sì. Ok, allora, vabbè, prendiamone due, dai. Quanti occhi avete? Due. Quindi apritelo in qualche modo e cercate di non sporcarli. Ah, ce l'hai fatta! Sì. Vai, vediamo. Cosa stai facendo qua? Per nessun motivo non vi venga in mente di farmi una skincare a me o a baby Andrea. Queste sono cose da donne, non da uomini, ecco.
Ma cosa stai dicendo? Intanto ci stiamo divertendo, quindi ci stai disturbando. Guarda loro, si sono già messe quello per le borse sotto gli occhi. Guarda no, qua! Sai che mi fa meglio? Mi fa benissimo l'acqua. Ah, ti stai sentendo la pelle? Che effetto ti dà, Emi, la pelle qui? Bene. Fresca? Oppure ti dà un effetto, non lo so, che ti tira? Che cosa senti? Girati un po'. Sento bene anche con i bruciori. Ecco, ah. Ma le borse ce le hai sulle guance? Cioè, te lo devi mettere sotto gli occhi. Tiralo un po' più su. Brava. Anche questo? Vai. Su. Anche da questa parte? Da questa parte? Tiralo un po' più su. Da qua? Mettitelo sotto l'occhio. Bravissima. Beh, certo, dire che le borse ce le hanno Emi è un po' difficile. Aurora, come vanno le tue borse? Wow, guardate Aurora, fatti vedere bene, grande! Emi, ce l'hai fatta? Girati. Okay, ma okay. A me non si mettono solo qui. E dove si mette? Io ho visto anche un video. Tu hai visto un video, quindi Aurora tu sai come si utilizzano questi dischetti. Sì, va bene, andiamo a vedere la partita di calcio. Ascolta, noi andiamo a vedere la partita di calcio, che non vi venga in mente strane idee, ok? Andiamo. Lui vorrebbe, perché vedo che sta parlando. No, è il calcio, ha detto l'Inter, forza Inter. Ciao. Vabbè, papi, scusa, lasciaci un attimino soli. Cosa stai facendo tu, scusa? Si mette qua, è vero? Ma sei sicura? Giuro. Non lo so, vediamo che cosa dice qua, ma qui dice solo... Aspetta che forse sono 15 trattamenti da mettere solo sotto gli occhi, Auri, c'è scritto. Vabbè, noi ci tappezziamo. Sembrate, non lo so, tappezzate. Oh, no, no. Guardate Noemi, cioè, Emi. Ah, mamma, abbiamo anche un cestino per poi buttarle. È vero, questo è il tuo cestino. Attenzione, c'è anche scritto qua sotto cestino fatto da Aurora. Ecco, è importante, non vorremmo sbagliarci. Ma siamo in diretta TikTok? No, no, è un per farmi vedere. È uno specchio? Stai usando il cellulare come specchio? Ah, ok. Poi si va così. Attenzione, Emi, guarda come si fa! Te lo spiega Aurora, Auri, come si fa adesso? Ok, così te lo lisci. E poi come fai con le dita, i tocchetti? I tocchetti, Emi, brava. Così, i tocchetti, molto bene, bravissima. Non un dito nell'occhio, i tocchetti, così, brava. Molto bene, Emi, ecco, guardate Aurora. Oh, 2-3 sberlette. Piano, senza sberlette. Piano, che ti fai male. Oh, mamma, c'è arrivato un biglietto. Ma non è, ma quale biglietto? Ma che dici? Ma quali biglietti? È questo qua, ma che dici, bigliettino? Come va qui? Ok, fra un minuto ce lo togliamo. Ah, ok, quindi la posa è un minuto, perfetto. Ragazzi, secondo voi dobbiamo fare qualche altra operazione sotto gli occhi per le borse? Non lo so, magari stenderle così, oppure usare, non lo so, una penna, una colla, la colla, che così la muoviamo qua sotto. Mamma, e piagliamo. No? No. Come? No! Ok, è arrivato il momento. Ah, è arrivato già il momento, Aurora, anche qua, tutto... Quindi che cosa è successo? Guarda, ti vedi ringiovanita? Mamma! Sei ringiovanita? Sta scomparendo! Tu sei sempre più rossa, Emi, non ti preoccupare. Vediamo! Cioè, proprio, ma come vediamo? Ce l'hai qua anche, te ti come stai guardando qui? Come faccio a vedere? È troppo chiaro. Già, ragazzi. Ma, fase 2 di questa skincare. Ora che avete sistemato le vostre borse sotto gli occhi, ne avevate tantissime, ho notato... Adesso è arrivato il momento di fare una bella maschera, esattamente così. Vediamo, Auri, apri la tua maschera, ma profuma? No, buonissimo, mamma. È buonissimo. No. No, è buonissimo, vero? Molto, ma molto buono. Si apre? Te lo apre Aurora, Auri, aprigli il suo, brava. Vai, apri quello di Noemi. Emi, tu dovrebbe essere tipo agli agrumi, una roba di questo tipo. È olioso, potete usare anche. Puoi usare anche la forbice, guarda, prendi la forbicina là. Troppo tardi, fatto. Fatto, ce l'ha fatta, te l'ha fatta tua sorella. Ok. Emi, no, non lo buttare qua sopra, che si riempie di microbi e di peli. Questa roba qua va messa sul viso, deve essere
pulita, super pulita, brava. Aprilo delicatamente. Come stai facendo un video anch'io. Tu ti stai facendo un video nel video. Attenzione ragazzi, ciao. Questo è un video nel video dove Aurora si fa la sua beauty routine. Allora ragazzi, io metto questa cosa qua della maschera viso. Anche tu? Ti stai facendo il video. Vediamo. Guardate! Ci sono i buchi per gli occhi. Sembra, non lo so, la maschera di Scream. Però vediamo. Ma lo sentite morbido, viscido? Che effetto fa sulle morbido mani? E l'ho rotto. Come l'hai già rotto? Non è possibile, Auri. Secondo me si apre. Ecco, brava. Molto delicatamente. Brava, così. Non appoggiare sul tavolo, Noemi, che il tavolo è sporco. Io lo appoggio qui. Ecco, brava, meglio lì. Apritelo bene e iniziate a posizionarlo sul vostro viso. Per esempio, ecco, qui abbiamo i due buchetti per gli occhi, il naso e la bocca. Ora è da capire un attimino qua come funziona. Vediamo, Emi. Trovato. Cerchiamo di capire. Aiuto. No, forse lo dobbiamo girare. Proviamo a girarlo così. Eccolo! Guardate, aprilo bene, sembra una maschera proprio. Auri, ce l'hai fatta. Eccolo, anche tu. È esattamente così. Vediamo, Emi, girati. Eccola, guardatela qua. Ta-da-da-da, ta-da-da-da. Ragazzi, e voi avete mai fatto una maschera al viso? Non di carnevale, ma una maschera proprio per rigenerare il vostro viso? Scrivetelo giù nei commenti e fateci sapere se era anche profumata oppure no, perché le loro sono molto profumate. Secondo voi, quanto tempo dovremmo tenerla sul nostro viso? Scusa? Due minuti. Come due minuti? Solo due minuti? Sì. No, ma va, dai, non è possibile. È troppo poco. Leggiamo un po' che cosa dice qui. Maschera idratante, maschera... Qua non dice niente, non parla dei minuti. Ma allora io direi che forse c'hai ragione tu. Mi sembri molto esperta, Auri. Emi, ti stai smontando la faccia tu? Come sei combinata? Questo devi attaccarlo al collo però. La parte sotto, sembra che avete la barba. Attaccatevela al collo. Oh, questo te lo devi stendere bene. Stendilo bene anche qua. Bravo, non sui capelli, cosa stai facendo? Guardate Noemi che c'ha i capelli sotto nella maschera, si vedono benissimo. Un minuto è passato. Guardate Noemi, un minuto è passato. Guardate qua Aurora, un minuto è passato. Aurora, ma questo lo devi tirare sopra il labbro. Scusami, ecco, questo lo devi mettere sopra, devi appiccicarlo lì sul mento. Brava, esattamente così, esattamente così. Quanto manca? Ma, finito. Siamo a tre minuti, altro che un minuto è passato. Aspetta, facciamo scusami, un minuto, tra tre minuti. Come fra tre minuti? A tre e mezza. Ah, ecco, manca poco. Due, uno, tre minuti. No, 30 no. Deve essere. Ah, tre minuti e mezzo, quindi, va bene, ok, proprio tre minuti e mezzo. Noemi? Sei ancora, guardate Noemi che ha un occhio, boh, non lo so, sei mostruosa in realtà, non so che cosa accadrà, però manca, allora te la stai mangiando, no, ma che sapore ha, è profumata la tua Emi? Guardate che roba, si sta soffocando con la maschera, non la mangiare, manca poco, 30, via. Wow! Effetto della pelle di Aurora bagnata, sembri che sei uscita dall'acqua praticamente. Emi, tu? Tu i capelli! Tu sembri che sei uscita dalla doccia invece! Ecco, guardatele, guardate. Ma scusate, ora che ci penso, mi è venuta un'idea. Visto che vi sentite anche voi così ringiovanite, la pelle è morbida, potremmo fare uno scherzetto a papà. Che ne dite, ragazze? Sì. Anche perché lui queste cose... Le odia. Brava, le odia. E io per l'occasione ho comprato una maschera per lui. No, vabbè. E anche i dischetti da mettere sotto gli occhi per le borse. Quindi io direi che è arrivato il momento di portarlo qua e fargli questo scherzone. Mamma, ma anche i maschi possono farla? Certo, assolutamente sì. Guarda, questo è proprio da uomo. Guarda, c'è anche l'immagine. È proprio okay. Da uomo. Quindi, vai tu, lo sei andata a chiamare? Sì. Vediamo, facciamo uno scherzo. Devi chiamarlo con una scusa però, Auri.
Dove vai? Perché ti butti per terra? Cosa stai facendo? C'è Andrea che piange. Papi, scusa. Papi, io sento Andrea piangere e noi volevamo dirti una cosa. No, io. Mi puoi venire a aiutare a fare i compiti? I compiti, per i compiti ci sono sempre, devo dire la verità. Un attimino. No! Devo abbassare il fornello, vatti a preparare, arrivo. Sta arrivando. Brava, Auri! Brava. Emi, ancora, cosa stai facendo? Niente, Noemi l'abbiamo persa praticamente dietro alle maschere. Ma no, sulla bocca, Emi. Sta per arrivare papà, dobbiamo fargli uno scherzo. Certo che se ti viene combinata così. Scendi, dobbiamo mettere papà, gli dobbiamo fare queste robe. Sta arrivando. Eccolo. Papi, ti stiamo aspettando per i compiti. Per i compiti ci sono sempre. Siediti qua. Ecco. Io ovviamente sono un genio. Sono un genio. Via. Ma scusa, ma questa telecamera qua che cos'è? No, niente, questa roba qua la usava Noemi così per fare la calcolatrice. Vabbè, italiano, matematica, io sono ferrato in tutto. Sai storia? Qual è? Storia. È il programma skincare. Cioè a scuola dovete fare skincare? No, a te ti faccio la skincare, scherzetto. Cosa fa? No, non esiste. Fermo! L'ultima volta che ho fatto, mamma, questa roba qua, ti ricordi che mi è successo? La faccia mi è diventata tutta rossa. Cioè, la mia è disastro. Rossa! No, è un disastro. No, io vado. No. Mamma, prendi sto... Papi, allora, no, guarda, fermi, intanto io prenderei Andrea tranquillamente. Ecco, prendi, perfetto, per favore. Dunque, okay. Andrea, vieni. Scusa, fatemi andare via, Andrea. No! Ma non salire addosso, fammi alzare, cioè, ma no, aspetta, va bene, me la faccio fare, dai, va bene, ci so, vai, pronti. Ma aspetta, gli stai appiccicando, ma quella è per le borse del sotto gli occhi, ma scusami papi, allora la sensazione qual è, fammi capire, sensazione? Freschezza al momento. No, non ti senti già più giovane? Giovanissimo. Ma cosa vanno? Ma c'è la barba? Ragazzi, aiuto. Ma me lo fanno attaccare? Ma me lo fanno attaccare? Papi, sulla barba non si attacca, volevo dirti questa cosa. Però vabbè, insomma. Cioè, scusami. Io lo metterei anche in fronte a questo punto, bimbe. Una volta che siamo qua, fateglielo bene. Ecco, ora tu ti devi, papi, rilassare. Ma come rilassare? Per quanti minuti? Un minuto. Quanto? Un minuto. Sì, un minuto è la vita, cioè. Un minuto! Da partire da ora. Io già sto soffrendo. Oh, io sento qua che sta colando qualcosa. No, vabbè, papi, non esagerare. Non è che va sull'occhio e mi brucio, Ma no, non ti puoi bruciare. Guarda, non si è bruciata neanche Noemi. Poi non lo so, reazioni allergiche possono accadere, ma cioè. Mamma, ti dico solo che l'ultima volta mi sono messa a piangere. Cioè, ti sei messa a piangere? Ma perché? Non mi ricordo questa cosa, scusa. Perché mi hai bruciato tutta la faccia. Ma perché tu hai un po' di dermatite come Noemi, ma stai tranquilla. Un minuto è passato. Ok, basta. Ok, adesso che le tue borse non ci sono più e si vede. Maschera. Proprio, le tue borse sono scomparse. Okay. Maschera. Ecco, questo è il momento un po' più difficile, papi, perché ti applicheranno la maschera, questa roba sul viso, ma sta gocciolando tutto ed è viscida, è un po' viscidina, ecco, questo magari sì. Guarda, è bagnato. Scusa, guarda, ma il risultato è questo? No, il suo risultato. Buon odore. Sono ringiovanite assolutamente loro. Vediamo. Odore buonissimo proprio, guarda. Vabbè, ma vabbè, vai. Proviamo. Me la sto facendo fare? Noi ti vogliamo giovane, dentro e fuori, capito papi? Giovane. Ok, giovane, ecco, eccola. Vai. Ecco, vai. No. Attenzione agli occhi. Non gliela mettete sull'occhio. Attenzione all'occhio. Madonna mia, toglietemi sta cosa, veloce. Attenzione all'occhio, l'avevo detto io. Ma non ci vedo più. Attenzione all'occhio. No, papi. Non ci vedo più. Aspetta, dove vai? Ma non ci vedo più, mi sta bruciando gli occhi. Allora, vai a dare una mano. Mi sta bruciando gli occhi. Papi, aiuto. Mi sta bruciando gli occhi. Ma dove sei, Auri? Dagli una mano, Auri. Dagli una mano. Sei qui?
Dagli una mano. Ok. Sì, però fermo. Aspetta, papi, l'occhio. Fammi vedere un attimino, scusa. È questo, è anche questo in realtà, ma questo è proprio perso, no, preciso. Non riesco neanche ad aprirtelo. No, no, vabbè, lascia stare, devo sciacquarmi. Sei un po' arrossato, mamma mia. Aspetta. Ma doveva essere una cosa. Piano! Piano! Vieni! Piano, piano, mi fate male, pieno di spigoli. Auri, guidalo con calma, per piacere. Qui. Con calma. Dove vai, Paolo? No! 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 Che cos'è questa? Il no, cos'è? Il butter. Ma dove il butter? Ma che schifo! Dio mio, ma che robe drammatiche. Auri, chiudi quel butter lì. Sciacquati le mani, sciacquati la faccia, tutto, sciacquati. Anche la lingua. Dio mio, ma che c'entra? Poi con quelle mani sporche che le hai messe nel butter, le hai lavate? Mamma mia, Auri, cioè... Oh, non lo so, guarda, veramente... Come va? Malissimo. Prova ad aprirlo. Asciugati le mani, l'occhio. Asciugati la faccia. Asciugati la faccia. Mamma, è un disastro, mamma. Lo vedo. Ma asciugati. Che magari ti riprendi un attimino. Ma certo, puzza di pipì sto coso. Ma vai quello del pipì. Ma è del bidet. Ma è quello del bidet. Cioè, ma dai. Ma no, mamma mia. Ok. Mamma. No, sei ancora un po' messo male, cioè doveva Ma non essere... è che mi è arrivata una cosa, un acido, e mi ha bruciato l'occhio. Non esagerare adesso con l'acido, scusami, doveva essere una cosa divertente, Vediamo. Invece è finita un po' così. Amy, guarda, cosa faccio? Me ne vado in ospedale, che faccio? Non lo so, adesso non casomai ti... Un po' di collirio? Un po' di collirio. Non ti vedo, nemmeno ti vedo. Non ti vede, non ti vede neanche lei. Anche lei è diventata cieca con questa beauty routine. Non ti vede. Mamma, scusa. Basta, chiudi questo video ancora tu. Non ti vedo neanche com'è rossa. Tu sei rossa sicuramente. Guarda qua, cioè, insomma, sembrava un video tanto tranquillo e invece, insomma. Mamma, chiudi questo video per favore. Basta, devo andare a mettere subito il collirio. Basta, basta più, basta. Ma scusa, papi, cioè, te ne stai andando così a mettere il collirio? Beh, ora arrivo, anche perché, insomma, vabbè, ragazzi, vabbè. Niente, che facciamo? Chiudiamo qui, doveva essere un video divertente, con uno scherzo a papà, dovevate guardarvelo tutto e ora invece dobbiamo andare a mettere il collirio. Comunque state attenti a tutte queste beauty routine che vi fate, che magari a volte vi irritano gli occhi. Ricordatevi però di seguirci, mi raccomando. Okay. Cavalieri Family e Cavalieri Sister, anche il vlog Cavalieri Family. Brava Auri, brava. Vabbè, papà è andato di là, ragazzi. Ci vediamo. Mamma il collino mia. Brucia. Che sei tragico. Ci vediamo al prossimo video. Sto arrivando. Ciao a tutti. Ciao.